Ragazzi, siamo okay. Tornati. Questo video durerà un bel po', forse anche più di 5 minuti. No, vabbè, mezz'ora. Un'ora e mezza. Io sono allora, Papi. E oggi siamo. Vediamo. Su FIFA 22. Per 22 abbiamo un super torneo. Abbiamo creato di 16 squadre. Sapete perché FIFA 22? Perché un torneo tra i nazionali più forte, senza il Brasile non ci può stare, dato che FIFA 24 non ci sta il Brasile. I partecipanti sono Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia e Ucraina. Io sono quasi tutti 5 stelle. Tutta la vita togliere l'Austria e mettere la Croazia. Allora, la più scarsa è 3,5 la Grecia. La Croazia non c'è. Da 4 stelle abbiamo l'Austria, la Polonia, Svezia e Ucraina. Adesso tutti quanti 4,5-5. L'Italia è una 5. Brasile okay. 5, c'è una 5. No, la palla è alle 4 e mezzo Brasile. A Brasile 4 e mezzo. Allora, gironi sono Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Francia, Germania, Grecia. Poi? Inghilterra, Italia, Olanda, Polonia. Un giro di ferro. Sono tutte quante di ferro. Portogallo, Spagna, Ucraina, Svezia. Vabbè, qua è la stessa cosa. Ragazzi, questo è gironi più eliminazione diretta, non se l'abbiamo detto. Prima torneo su questo account, il tuo, ma vabbè. Iniziamo con questo girone. Argentina-Belgio! Non ci credo! No, 2-2. Ma questo girone comunque va a punti. Ah, perché hai detto no? Non avevo capito, pensa tu lì sino alla partita, invece di così la fai solo il risultato. Sì. E tutti quanti dobbiamo farlo, ci vuole un mese. Ma te l'ho detto che ci voleva più di mezz'ora. Brasile-Austria 2-1. Quando arriva il nostro girone? Sono andati ritorno i gironi. I gironi sono andati ritorno? Sì. Madonna, ti faccio un'ora e mezza. No, ma non fa niente. Davvero, ciao. 2-0 per la Germania. Vabbè, sapeva. Ci sono altre partite che sono ovvio. Vabbè, io ti ho detto, ma un torneo onestamente dove ero indeciso se mettere Spagna, se mettere Portogallo, se mettere Brasile. E noi facciamo tutto questo. Grecia-Francia 1-2, la Francia vince Donio con la Grecia. Ma non peccare la Grecia al posto dell'Inghilterra. Dove si svolgono questi mondiali? Ah, si svolgono in Brasile. Stato in Messico. In Brasile, va. In Brasile? Sì. In Brasile, i brasiliani sono competenti di casa. Noi giochiamo per Olanda, a San Paolo. Finisce la parità. 1-2 vince Olanda. Non ci credo. E quindi noi vinciamo dopo contro la Polonia. Solito gol di che? Allora abbiamo beccato la Polonia. Non mi ricordo, la Polonia questa non si può perdere, ragazzi. Si deve vincere per arrivare primi. Forse secondi. E sì, si vince! Quindi segna Berardi e secondo gol. Pareggiatore con Dardi Davidovic e poi Immobile. Ok. In realtà è il contrario, Immobile all'inizio. Sì. Quindi vada sotto e verso l'alto. E tutto pareggiano loro con il con vada basso con verso l'alto, quindi era l'ultimo gol, era quello di Berardi. Rui Patricio, ragazzi, in porta del Portogallo, prende la 5 gol. Ve l'ho detto! Ve l'ho detto! L'ho detto, ma guarda che minuto! Ma ve l'ho detto! Ragazzi, ve l'ho detto che il Portogallo perdeva con Rui Patricio. Lo dice pure Gabbo, ma Rui Patricio se non è non è proprio così in porta, cioè. Prende un sacco di gol. Oddio, 2-1 per la Svezia, un altro la questo colpaccio, un altro colpaccio. Questa c'è la prima macchia. Poi c'è ancora tutto il girone. Girone, seconda giornata del primo girone A. Pazzesco, vince l'Argentina. L'Argentina vince contro i padroni di casa. Pazzesco. Il Brasil. Austria-Belgio. Secondo me vince la Belgio almeno 4 a qualcosa. Sì. E invece vince 2-1. 2-1 il Belgio contro l'Austria. Un sacco di vittorie della squadra fuori casa. Ah, ma sono tutte fuori casa, va. Vabbè, io nel senso come stanno scritte. Invece la Danimarca vince la Grecia. Vince la Grecia, no. No. Mamma mia, la Danimarca sta a punteggio pieno, se non mi sbaglio, appunto pure quell'altra, sta a 6 punti. Ma vediamo. In teoria. E no, 3 punti. Lukaku 3 gol. Allora, supero partita. Chi vince supera la Francia, la Germania, cosa? Grecia 0 punti. Scappa allora a chi? Capolavoro 3 gol Lukaku.
qua vince la Francia, non ci credo. C'è un pareggio 2-2, tutti, punto a testa. Tutti gli ospiti stanno avendo maggior fortuna, quindi spero che la partita sia Inghilterra-Italia. Italia-Olanda. Anzi no, Olanda-Italia. Noi siamo primi però perché abbiamo più differenza reti. Italia-Olanda sta. In realtà abbiamo vinto 2-2, se non mi sbaglio. Olanda Inghilterra, vediamo che esce, ci vorrebbe un pareggio. Ottimo, punto a testa. Godo! L'Inghilterra ha un punto! Perfetto. E noi dobbiamo vincere contro l'Olanda, ragazzi. Ma se è tosta però. Se è tosta però si deve fare. Tu mettimi 56 squadre, ce la giocavamo noi la partita. No, ma mi piace che ci giocavamo. No. Vabbè, però siamo primi, vabbè, siamo primi. Ho capito, ma sempre a 4 punti siamo vari punti. Vabbè, comunque è importante non perdere. No, ma siamo primi, perché per la differenza. Ci vediamo tutta l'ultima partita. Qua pure stanno a 3 punti Ucraina e Svezia. Giocavamo tutto contro. No, ma no, andate e ritorno. Portogallo te ne ha un punto. Altro pareggio. Due partite su 6, un punto il Portogallo. Però Grambolesca ha finita 3-3 in parità. La Spagna se perde una 0 punti. Un punto per la Spagna che rischia di non qualificarsi. Con un girone con Ucraina e Svezia. Vabbè, ma comunque è stato il girone di ritorno, guardate. Mo questa è l'ultima partita di andata. Argentina-Austria, come finisce il girone d'andata? Vediamo, no, la prossima partita poi. 3-2. L'Argentina, poi vedi dopo. Brasile contro Grecia in teoria, vero? Belgio-Brasile. Che in realtà sarebbe Brasile-Belgio. Vediamo se ha segnato Lukaku che era capocannoniere con 3 gol. Sì. Lukaku un solo gol, l'altro a Carrasco, quindi sta a 4 reti. E c'è la rimonta belgese sul Brasile. Belga, non belgese, che è belgese. Mertens. La prima della classifica. Dove? Quella di prima, vabbè, va questa. La Danimarca se vince questa è a 6 punti. La Francia mi sento che non vince. E mi sono sentito male, ragazzi. Antoine. Poi. Germania Grecia dopo in teoria tocca al nostro. Ma chi è che sta a 7 punti? Qua vince la Germania, è scontato. 4-0, che pagatone. Ma si sa, papà, si sa, queste partite sono vinte sempre da chi ha maggiore stelle. Maledetto. Anche se l'Italia una volta ha perso contro la Grecia, 1-3, 2-1. È stato un pareggio. Abbiamo secondo. È stato un pareggio. Speriamo una vittoria per un pareggio. Oddio! 4-1. Ha fatto 4 gol, doppietta di Immobile, Pellegrini, Pellegrini poi... e Insigne. 1-0 il primo tempo e tutti quanti. Allora ragazzi, la Polonia se vince ci fa un favore. Se vince arriva a 4 punti. La Polonia se vince arriva a 4 punti con l'Olanda e noi siamo primi. No, va bene, in solitaria, no? Però è meglio una vittoria della Polonia che siamo primi in solitaria. Ah, è meglio che un pareggio. E non questo. Questo non ci voglio. Vabbè, però siamo primi lo stesso per la differenza reti. Sì, per forza. Ma poi dopo ci dobbiamo sfidare contro l'Olanda, E quello sarà la partita decisiva. Facciamo il giorno passiamo. Derby iberico, il derby della penisola iberica finisce in parità. Pareggio. Tra l'altro ieri la Spagna ha vinto gli europei. Ah sì, con il non gol di Lamine Yamal. Qua si è tutto il mio torneo Svezia, però poi il joystick è spedito verso l'Ucraina. E vince la Svezia. 2-1. Partita equilibrata 50-50 di possesso, ma la Svezia dopo 3 partite ha 6 punti. Il derby! 7 punti. Del Sud America. Arte il Brasil! Un altro pareggio. Vabbè, il Brasile in casa sta facendo malissimo comunque. Sta a 8 punti l'Argentina. La prossima partita l'Italia la gioca a Brasilia. Nella capitale. 3-0 per 5. Ora ha segnato sempre Lukaku. Chi lo sa. Perché della classifica Candelieri, ma c'è scritto là sotto i Candelieri. Immobile! Pareggio Immobile! Ed è primo! A 4, Carrasco pure a 4. Quindi non ha segnato Lukaku. Stanno tutti 3-4, okay. Però Immobile ha fatto meno partite, ecco perché è primo. Perché da fare meno più gol in meno partite e più tante. Vince 2-1 la Danimarca. L'ho detto e lo stavo pensando prima che finiva
partita. Ma che macchia! Questo è un mezzo derby, perché sono tutte e due europee, ma ce ne sono un sacco di europee. E amici la prima. Segniamo, ah no, pensiamo era Manolas. Costas. È Mantalos, non è Costas. Ma quanto stiamo di video? 10 minuti. E stiamo in linea che a 20 minuti finiamo il girone se continuiamo così. Oddio! Non ci credo, l'Inghilterra tiene 2 punti. Nel nostro girone l'Inghilterra tiene 2 punti. Ragazzi, l'Inghilterra è già fuori. Tiene un punto! È già fuori. E guarda che sconto teniamo! È già fuori. Ragazzi, per piacere, questa è una vittoria 3-1 facile. Va, guarda. Guardatela, guardatela. Sì. 3-2. Ce l'ho quasi, ma è una vittoria. Quanto l'ho fatto? Uno sicuro? Uno sicuro. Vedi a quanto sei, sta a 5? Ne ha fatti. A 6, ne ha fatti due l'offerta di Immobile. Ne ha fatti due. Questo è il mondiale di Immobile, questo qui. Questo è il torneo di Immobile più. È mondiale, no? Sì, ma non è un mondiale, è un torneo, è un mondiale, sì. È una specie di mondiale. Non è un mondiale, è una specie di mondiale da tutte le squadre più forti dell'europeo. Ed è cioè del mondo. Ma dove il Brasile non poteva stare. No, ragazzi. Ho tifato Ucraina. Ragazzi, ma una barzelletta, la Spagna è ultima nel girone, ragazzi. Ma è una barzelletta. La Spagna è ultima nel girone. Ma è una barzelletta, qua vince il Belgio, vuoi dire? Te l'ho detto! Argentina pure bene. Solo imprese in questo torneo. L'Italia che vince 4-1 in Inghilterra. Le sudamericane stanno giocando. L'Inghilterra che perde contro la Polonia, 1 punto. L'Austria, 0 punti. Austria e Brasile, vediamo se vince almeno contro l'Austria e Brasile. Se non vinciamo contro loro stanno guardando. L'Austria deve almeno pareggiare per fare il suo primo punto. Ce la fa! Ma è incredibile, il Brasile è proprio scarso. No, intanto ha eliminato l'Italia 2-0 in quel torneo di prima. No, ragazzi, veramente il Brasile è scarso, cioè non mi dicevo nessuno. Ma il Brasile deve mezza stella in più dell'Austria. 1-0. Se giocavo con i miei amici dicevo dell'Austria. L'Italia una volta, la Polonia una volta, senza scherzare, aveva simulato veloce, vinse 0-5 a Vienna, in casa dell'Austria. Se non lo sapete che sei in Austria. La Grecia continua a stare a 0 punti. È la squadra più scarsa del mondo. A 0 punti sta la Grecia. È scarsa. Forza Inghilterra. Facci sognare. Noi tutti crediamo in te. E poi noi vinciamo 3-0 contro la Polonia. Ma l'Inghilterra perde con tutte però. Ma l'Inghilterra perde con tutte. A 1 punto. Ed è ultima. Quante? 5 partite. Ma l'Inghilterra sta facendo schifo. 5 partite e 1 punto. Papà, se pareggiamo. Noi siamo ancora, perché siamo pareggiati con. Perché ci abbiamo una partita in più. Papà, se pareggiamo, almeno se facciamo almeno un pareggio, siamo qualificati. Dobbiamo vincere, abbiamo da 13 punti. Meglio vincere, però. Ma a parte che poi se perdiamo ci qualifichiamo stessi. Ma non ci voglio sapere. Ma ci siamo qualificati. Ma fammi vedere il culo. Ho capito, però non ha segnato. Vediamo chi aveva segnato. Vabbè, passa presto. Dopo questo giocano l'ultima giornata di tutti i gironi, dove queste due. Ancora giornata di gironi, Sì, ragazzi. La sesta partita. Devo vedere la barzelletta della Spagna. Dopo... Ah, c'è ancora la sesta partita. Cioè. Ragazzi, la Spagna tiene 2 punti. E ha perso contro la Svezia 2-1. Qua, secondo me, una sconfitta per 1-0 per gli spagnoli. Qui comincia tutti i partiti. Oddio, 3-2, ma all'ottantesimo, Ma all'ottantesimo. E come sta in classifica? Tiene 5 punti, ma è per non si classifica il migliore terzo. Quindi si va a fare la doccia. Vabbè, il Belgio ha finito dal primo posto con Argentina e Brasile. Cioè... Allora, c'è solo la possibilità che se il Brasile vince, l'Argentina perde, potrebbe essere agguantato. Vediamo che succede. L'Argentina quando perde contro l'Austria? Devi fare almeno 1 punto, ti pare che non lo fai, poi il Brasile dovrebbe vincere. 90% no. E te l'ho detto. Quindi automaticamente qualificate Argentina e Belgio. Il Brasile se ne va a casa. Vediamo il prossimo girone. Ragazzi, secondo me... Sapete che vi dico, vince l'Austria? No, vince il Belgio per 2-1. Vedete che vi dico, memorizzatelo perché è verità. Il contrario?
Vabbè, c'ero quasi. Si è portato comunque il Brasile non ha vinto neanche contro il Belgio. Allora, il prossimo giro, fammelo vedere. Che scurro. Francia, Germania. Allora, ci abbiamo che Francia e Germania. Che vergogna sto Brasile. Già automaticamente qualificate. Francia e Germania. Non può succedere nulla. È già finito. Se perde la Grecia, finisce a 0 punti. Papà, la Grecia finisce a 0 punti. Benissimo, 6 partite, 0 punti. Il cucchiaio di legno, adesso. E perché l'ho voluta mettere? Ci mettevo gli Stati Uniti che tenevano la testa nel mio. Abbiamo detto che queste qua già sono definite le partite, quindi. Va, no, aspetta, va, aspetta, perché la Francia tiene 3 punti in più della Germania. Sì, vabbè, ma che. E non è tutto deciso. Ma messi così con le fronte due. Vabbè, prima la Francia. Ma comunque si qualificano entrambe. Eh sì, però le prime sfidano molto le seconde. Capirà, che cosa cambia? Io sono qualificati già. Qua invece abbiamo. Se vinciamo. Già siamo qualificati automaticamente. Sì, ma se vinciamo finiamo al primo posto 100-100, ragazzi. Solo tra Italia e Olanda vedere il ragazzi, è scarsa l'Inghilterra. Per tutte le partite deve vincere qua, vedete? Se vinciamo siamo già automaticamente primi. Invece pareggiamo e siamo a 12 punti. E l'Olanda se vince. Se l'Olanda vince ci scavalca. Se pareggia sta sotto, se perde no, sta ragazzi, sotto. Speriamo che pareggio, abbiamo pure vinto contro l'Olanda. Se vince siamo secondi del girone. Vai. E ti pareva. E ti pareva. E vabbè, giriamo secondi, dai. Abbiamo pure battuti però a questi. Ma siamo sotto i due punti. Quanto siamo? 16 minuti. E ci stiamo alla Spagna. Oh, questo è tutto da decidere, qua non decido niente, fratello qua. E appunto perché non è deciso niente. Se vince la Spagna può cambiare qualsiasi cosa. Ucraina, Svezia, Portogallo, Spagna. Può cambiare qualsiasi cosa. Cioè, tengono 5, 6, 7, 8. Però l'Ucraina è prima, se vince il Portogallo la Spagna è fuori. La Spagna perde! Ci non fare la cartella! Ragazzi, ma non è che perde, viene umiliata! 5 a 1! Ma sono tu Cristiano! 5 a 1 ha perso la Spagna! Stava pure in vantaggio 1 a 0! Con un gol di Sariba, ma 5 a 1 significa che te devi andare a casa, hai finito il giro con una quindi vittoria contro la Svezia! Svezia! Svezia 7 punti. Ma e Ucraina se la Svezia vince arriva prima. Allora, e viene eliminato il Portogallo. Ah no, e viene eliminato l'Ucraina. Allora, se la Svezia se vince l'Ucraina arriva prima. Se pareggia l'Ucraina arriva seconda. Se perde l'Ucraina non si qualifica più. Quindi l'Ucraina deve iniziare a pareggiare. Ragazzi, è un arachidi sto giro, non si capisce nulla. Questo è veramente è un perfetto arachidi. Tutto in mano all'Ucraina che vince e arriva prima e quindi arriva prima del girone scavalca anche il Portogallo e si qualifica con eliminata con l'altra squadra si Francia Italia come nel nostro europeo però ragazzi prima dobbiamo assolutamente vedere l'altra partita ma è andata allora, Francia Italia Olanda Argentina vediamo che è passato Belgio Argentina sono sicuro Francia Germania Olanda Italia Ucraina, Portogallo, la Spagna ultima. Tutto a posto. Ora andiamo a vedere. Le fasi di eliminazione sono andate in torno, sei sicuro? Non ne sono andata. No. Vai, 29 agosto 2021. Francia, guarda. Italia, vai. Francia, Italia, Olanda, Argentina, Ucraina, Germania, Belgio, Portogallo. Non siamo manca 20 minuti, manco 1 minuto e 30. Ma basta, eh. Si parte dai quarti, sono 32 squadre dagli ottavi. Francia, Italia, come andrà a finire? Vinciamo noi, dai! E si vede? No! Davvero nulla è deciso ancora. Ragazzi, Sofia 23 è fortissima comunque. Sofia 22 però è tutta un'altra cosa. Olanda gentile, gentile è scarsa, vince Olanda. E c'è un'altra macchia! La nostra bestia nella verde grande, ma che segna tre... Lautaro! No, ma l'Argentina è campione della Coppa del Mondo! Ma l'abbiamo cominciato male però, della Coppa dell'America e della Coppa del Nonno! La Coppa del Nonno! Ah, però abbiamo cominciato male a giocare! Mangia il gelato! Chi abbiamo qui? Ucraina e Germania spendono il campo a San Paolo! No! Altro risultato incredibile, la Germania è su Ma è dopo supplementari, con 54% di supplementari. Papà, mi sa che sono andata. Dove supplementare, ha detto? Fino a dove supplementare, quindi sono andata. E pure sono andata. Ma perché fanno questo? È andata e ritorno. Ma sei sicura dove supplementare? Sì, ma sarà sul 305esimo. Allora, ma forse stava in parità. Non lo so, ragazzi, è un casino tutto.
5-2 per il Portogallo, che fa 5 gol in due partite consecutive. 10 gol in due partite. Sta succedendo di tutto in questo torneo. Vediamo se ci dà la possibilità di avanzamento squadre. Che succede ora? Bene, Belgio, mai erano, quindi è solo andata. Ok, allora è solo andata. L'Italia già si è andata a fare la doccia. Malissimo. Francia, Argentina e Ucraina, Portogallo. Ragazzi, la domanda finale è Francia, Portogallo. Dopo la fase, non fa la simulazione veloce, sono la normale. La. Sì, la finale ovviamente. Francia, Argentina, la finale del mondiale del 2022 finisce. 2-1! L'Argentina, campione del mondo, campione del mondo, vincente di Coppa America, si va a fare la cartella. È vincente di Coppa del Nonno. Ucraina, Portogallo, potrebbe arrivare il Portogallo in finale, che ci è arrivato in finale 4 anni fa. Ma è 4 anni fa. Come è successo in finale? Papà, 4 anni fa l'Italia ha vinto. Nel 2016. E vinse pure. Ultimamente è arrivato in finale, non mi ricordo quando. Ma no, ragazzi, ragazzi, ma è un bug, cioè. Quest'anno ho fatto 5 gol in 3 partite di fila, ma che stiamo scherzando? Ma non è che dici contro il Lick, contro San Marino, beh, no, contro Spagna, Belgio e Ucraina, c'è 3 big. Praticamente 15 gol in 3 partite, sarà sicuramente capocannoniere di un portoghese, infatti chi è? Bruno Fernandes. 10 gol, visto? Dove si è fermato Immobile? A 7 gol. Perché è uscito. Ci abbiamo 2 portoghesi nei primi 3, visto? Sì, la finale. 10 gol e 7 gol. Ti credo, fanno 5 gol la partita. La finale quindi è? Francia-Portogallo. Un derby dell'Europa, ma si sapeva, ragazzi. Pensavo che era gente del Brasile. Ma comunque il Brasile ci ha abbandonato, non si trova l'autore. Pure io. C'è una serie di battiti di batti. Mangiato sta baguette, francese. Mettile in mezzo. Tu puoi testa! Ma me la stai tirando per la Francia, allora? No! Ma stai tirando per la Francia? Parata, vedi Patrizio. Perché hai detto sì, grossa in mezzo? Tira! Ma dove andava a vedere il portiere? Mike Maignan! Ma è Loris! Ma chi è sto Loris? C'è Maignan di porto? No. Teo, Comando, Isman, Benzema, Mbappé, Rabiot, Kanté, Hernández, Upamecano, Koundé. Si prova pure il Portogallo, Rivaldo, Joao Cancelo, Pepe, Rubén Dias, Guerreiro, Palfinha, Bruno Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo, e non so chi è. Penso Diogo Costa, cioè, Portogallo pure tiene uno squadrone, Ma a questo punto l'Italia chi tiene? La Lea questi dipende se fosse squadra fortissima. Allora, tutte e 16 sono fortissime. Ma la più forte è la dice del torneo. Oh, una serie di batti, tira! Chiama il giallo per Kanté. Kanté. Punizione! Cristiano Ronaldo, state attenti. State attenti, Cristiano Ronaldo, state attenti. Papà! Che c'è? Scendo in campo per vederla meglio perché mi hanno messo nella Francia. Scendo in campo. Vediamola meglio. No! L'ha presa il portiere. L'ha parata. Ah, ma tra l'altro mi sta facendo giocare nella Francia. Ma si è fermato a 28-25, immaginate 28-28. Un secondo in più. È già la Zoom. Il Zoom carriera del Napoli. Che facciamo noi, qualche mese fa, ti ricordi, va? La carriera del Napoli che facciamo con Ronaldo. Sì, sì. Mamma mia, non me la dimenticherò mai. Terzo posto, 3 sconfitte, 26 vittorie e tutto il resto. Pareggi! E c'è la parata di Loris, del cantante. Oserei dire miracolosa. La parata del cantante Loris, che è albanese. In realtà non so se italiano albanese, Ma questa finisce in parità. E spero di vedere i rigori. Tre ammoniti. Pure abbastanza fallosi. Vabbè, 3 ammonizioni, ma la stava scritto solo un cartellino giallo,
A voi punti si fa morire e poi nella semifinale segna. A te il contrario, vabbè. Rui Patricio. Io spero di vedere i calci di rigore. Però non posso mai entrare. Gol! E gol! Cancelo! Stavo parlando del gol di Joe Cancelo. Ragazzi, stavo dicendo non posso mai entrare per fare melina e aspettare. Perché sarebbe troppo un imbroglio. C'è spazio per il cross. Ci pensa lui spazzando. Sale che io tifo Francia perché voglio vedere i rigori. Ma non c'è Mbappé? Ma che numero è Mbappé? Perché mettete dire... Dove non c'è la formazione? Ecco qua, forma. Eh sì che c'è, numero 10. Fuori gioco. E c'è il pareggio! No! Karim! Al 70esimo. Adesso tifo pareggio. Perché? Non vede rigori. Ma posso scendere in campo e fare meglio tutto il tempo? No, come fa? No, è brutto così però. Mamma mia, Loris. È 2-1. Daniota. E la Francia è in netto pericolo, ragazzi. Noi stanno perdendo contro una squadra che ha fatto 5 gol in 3 partite. 5 gol consecutivi in 3 partite. Messa dal fondo. Le ultime speranze per i francesi. Per contrasto, questo forse è la vittoria. Questo forse vale per la vittoria portoghese. E mi sa che vince il Portogallo. Ma ancora fanno sta melina, però vogliono fare 3-1. Io voglio consigliere una bella melina. Stanno sudando una vittoria questi. Scendo in campo per vedere la coppa, raga. Vabbè. Tanto ha vinto il Portogallo. Finisce. Finisce qui! Vince il tempo Portogallo. Dell'attesa è finito. Il cielo è rosso verde sopra Berlino, anzi sopra Brasilia. Sopra Brasilia, sì. Tra l'altro in Portogallo si parla portoghese, come si parla in Brasile. Ecco la coppa del nonno. Ma che è successo? Si è buggato con la telecamera davanti a questo. Ah, ok. Davanti a uno che tiene un pancione blu. Ecco il capitano Silva che alzerà questo mondiale. Il Portogallo è campione, il Portogallo anche con Rui Patricio è la squadra più forte, con Rui Patricio, Silva, Cancelo, Cristiano Ronaldo e altri fenomeni. Decisivi come Pepe. Le partite finiscono tutti 3 o 5 gol, 15 gol segnati, decisivi. La Francia ci aveva battuto e poteva vincere. Portogallo campione di campione del mio torneo. Lo potevo chiamare del mondiale. Finisce qui. Dunque Portogallo con i tempi regolamentari vince questo torneo. Finito? Sì. Direi che possiamo salutare, ragazzi, penso che questo qua è stato uno dei video che mi è piaciuto di più. Vi abbiamo fatto vedere tutto il torneo, quindi se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, commentate qui sotto e metteteci un bel like, fate iscrivere ai vostri amici. Dai, al prossimo video faremo un altro super mega torneo, scriveteci se vi è piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao da papi, ciao ciao, ciao.